Continua il nostro cammino quaresimale, siamo alla terza tappa, la tappa in cui siamo invitati a riflettere nella domenica detta di Abramo sul tema della verità. Dice il Vangelo di Giovanni: se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. È interessante nel contesto odierno soffermarci su questa parola di Gesù che dà la chiave di lettura del nostro cammino cristiano. È proprio la relazione con la verità, e Gesù è la verità. Io sono la via, la verità e la vita. È proprio la comunione con questa verità che dà senso al nostro vivere, al nostro esistere e dunque accresce la nostra libertà. Cammino cristiano che è un cammino tutto rivolto a compiere la volontà di Dio. Signore, si serve di ciascuno di noi, del papà, della mamma, del prete, della suora, del giovane, del missionario, perché possa brillare nel mondo l'unica verità che dà senso. E quindi il cammino cristiano è un cammino che deve corrispondere a questo appello, ce lo dice la prima lettura, il testo del Deuteronomio. Ascolta Israele, anzitutto è un ascolto di questa parola di verità. Ma la cosa interessante è che l'uomo di fronte a questa proposta di Dio ha sempre una risposta pronta. Dicono infatti questi giudei che avevano creduto: noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi dire diventate liberi? L'uomo cerca di opporsi, cerca di trovare in se stesso una sorta di risposta a quell'appello, a quel bisogno di verità e di libertà. Viviamo quindi questo cammino di Quaresima che ancora ci sta innanzi verso la Pasqua di liberazione, verso il senso della nostra vita, con questo appello profondo. Cerchiamo di vivere quella libertà che il Signore ci dona dentro quella verità che è Lui stesso. Sprostiamo dalla nostra vita tutte quelle scuse, tutti quegli avanzi che possiamo rivolgere al Signore perché veramente il nostro cammino sia un cammino libero, sia un cammino pieno, sia un cammino gioioso. E questo è l'augurio che faccio a ciascuno perché nei momenti difficili della nostra esistenza, nei momenti di prova, nei momenti di sofferenza, non dobbiamo mai dimenticarci che nella nostra fragilità brilla quella parola di verità che rende la nostra vita liberi. Sia questo il cammino che ancora ci attende in questo tempo quaresimale, obbedendo a quell'appello di Gesù: se rimanete nella mia parola, diventerete veramente liberi.